1, 2 e 3. Questo è il nostro lavoro. Ciao amici di Molise Web TV. Sì, è festa al Museo dei Misteri. L'aria è elettrizzata, il gran giorno della sfilata si avvicina sempre più e pare quasi che gli ingegni del Dizinno sentano l'avvicinarsi del grande evento. Così Giovanni inizia a piegare le divise dei portatori e Nicola, sempre presente e puntuale, dà una mano. Ma tutti, proprio tutti gli associati danno una mano e dopo aver spolverato, diciamo così, i misteri, si ricontrollano gli agganci, le zeppe e tutto torna a vivere. Tutto è pronto. Mancano poco meno di 2 mesi e già si pensa ai protagonisti dei misteri. Tutto è controllato e nulla è lasciato al caso. I costumi sistemati, puliti, stirati, l'organizzazione è precisa, puntuale. Tutto gira come un orologio, ogni cosa al suo posto. Dicevo, si respira un'aria particolare, il piazzale è pieno di macchine, l'aria primaverile ti accarezza, ti fa sentire proprio pronto, preparato per il gran giorno della sfilata. I cuscini degli angeli sono pronti e tutti i particolari al loro posto. Il Corpus Domini quest'anno arriva alto, il 2 giugno, e la voglia di essere protagonisti ancora una volta del grande evento è tanta. Come tanta è la curiosità per la donzella. Chi sarà? Le voci si rincorrono, si fanno addirittura scommesse su chi indovina da dove viene o quale sarà il suo nome. E c'è chi sostiene che quest'anno sarà bionda. Sarà vero?
alchimie trovate per ingannare il tempo, o forse solo il bisogno di poter illudersi così, di prolungare il piacere, la soddisfazione di lavorare per i misteri. Forse anche questo è mistero, sensazioni e pensieri che aleggiano intorno ai misteri stessi, e così quel senso mistico e reale, quel volteggiar di angeli e demoni nelle laude di una volta, sono ancora vive, volute e amate, e gran vanto sia dei campobassani che di tutti i molisani. Diventano patrimonio di tutti coloro che, vedendoli per la prima volta, depositano nei loro cuori un pizzico di questa realtà, un pizzico di amore per tutti i protagonisti di questo evento spettacolare che è la processione dei misteri di Campobasso nel giorno del Corpus Domini. Sperando come sempre di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.